sempre un piacere, prima di tutto, poter partecipare a degli eventi del Club Italia, poi questo qui a Balocco, ormai credo che siano 20 anni, le prime volte che sono venuto qui non avevo neanche la patente, forse le prime due edizioni. E poi soprattutto è un piacere poter ritornare al volante di certe macchine molto interessanti come questa Lamborghini Miura, per esempio. Credo che forse il primissimo evento a cui mi è chiesto di partecipare è stata la Targa Floro Storica del 90, perciò parliamo di 21 anni fa, e all'epoca ovviamente non avevo la patente e mio padre faceva l'apripista con una Fiat X19 prototipo che è ancora in collezione. E un ricordo magico, perché naturalmente avevo 15 anni all'epoca, facevo da copilota, e un ricordo bellissimo. Forse la macchina a cui sono più affezionato è una Bizzarrini 5300 GT. Come mai? Perché forse è stata una delle prime macchine a entrare nella collezione. All'epoca era un modello di cui si ricordavano gli appassionati degli anni 60, naturalmente, che erano stati giovani negli anni 60, e però non era molto conosciuta rispetto ad altre marche. Oggi, poi successivamente, ci sono state delle pubblicazioni, eccetera, perciò è una macchina che è abbastanza ritornata sugli altari. Però ed era veramente un sogno, perché aveva questa linea estrema, quasi sensuale, e ancora oggi rimane una delle preferite. Naturalmente anche le macchine con cui ho corso io negli anni dei rally rimangono nel mio cuore. C'è la mia primissima macchina da rally, che era una Fiat 500 con i colori Martini all'epoca, e che naturalmente non venderò mai. Una cosa a cui sono sempre stato affascinato nell'automobile, e vabbè, naturalmente la prima è l'aspetto competizione, ma la seconda anche del design, e una Bugatti degli anni 20 o 30 è un capolavoro del design del XX secolo. Ho un'ammirazione sconfinata per Bertone, naturalmente, per Pininfarina. Hanno fatto delle sculture che hanno cambiato il modo di vedere l'automobile, con un rarissimo esempio di costanza nel tempo fra equilibrio e linee. Però forse per me il designer leggendario fin da quando ero bambino è Giorgetto Giugiaro. Le due grandi macchine del XX secolo sono state le automobili e gli orologi, sono stati veramente gli oggetti meccanici di culto di questo periodo. Perciò le due invenzioni sono sviluppate, gli orologi forse sono più antichi delle automobili, ma le due invenzioni sono sviluppate di pari passo per almeno per quasi un secolo, per più di un secolo ormai.